Ti stai avvicinando al mondo del videomaking e cercando su Google hai trovato paroloni come frame rate? Oggi ti spiego cos'è. Ciao, io sono Luca e in questo video ti spiegherò cosa sono i frame rate. Avrai trovato diciture diverse come FPS, che significa frame per secondo, ossia frame per secondo. Ogni video è composto praticamente da molte fotografie, i fotogrammi, e quindi ogni secondo di video è composto da tot fotogrammi per arrivare appunto a una dicitura come FPS 25, 24, 30, 120 e via dicendo. Più fotogrammi ci sono ovviamente all'interno di un frame, più risulterà fluido. Ti sarà capitato quando da bambino facevi un disegnino su ogni pagina nell'angolo di un quaderno e sfogliandolo velocemente appariva praticamente un video. Non era altro che un insieme di frame che per ogni pagina cambiava come movimento, cambiava il disegno e dava come risultato finale quello che oggi possiamo chiamare il frame rate. Ma perché registrare a 24, a 25, a 30 o a 100 fps? Come nel videomaking e anche nella cinematografia, la velocità dell'otturatore è un opportunità per cambiare completamente il mood del girato. Ti faccio un esempio: nello Sbarco sulla spiaggia, nel film Salvate il soldato Ryan, di cui qui puoi vedere qualche immagine, capisci da solo che l'otturatore è stato messo a una velocità molto superiore rispetto al normale, proprio per dare quella definizione su ogni movimento e che ti dà la possibilità di avere una dinamicità molto diversa come risultato finale. Calcola che nel cinema si usa moltissimo il 24 o il 25 fps, proprio perché è riconosciuto in maniera molto più naturale dall'occhio umano. Quando si registra a 100, a 120 fps è quello che nel gergo si chiama effetto telenovela. Te ne accorgerai perché alcune serie televisive che hai visto di recente hanno proprio questo effetto molto più nitido, molto meno naturale, molto meno cinematografico. E pertanto quando si va a scegliere un frame rate molto alto è proprio perché si sa che in post produzione bisognerà velocizzare o rallentare delle immagini e bisogna avere la certezza assoluta che queste dopo non scattino quando si va a rallentare il filmato. Ti faccio un esempio direttamente in camera, visto che Sony ti dà la possibilità attraverso quest'app di gestire in remoto la fotocamera. In questo momento sto registrando con una Sony A7S II e il frame rate che ho impostato è di 50 fps, pertanto ogni secondo di questo video ha all'interno 50 frame, 50 fotografie. Come regola, quando si riprende a un certo numero di fps, la velocità dell'otturatore deve essere sempre il doppio. Pertanto, se noi stiamo registrando a 50 fps, la velocità dell'otturatore sarà ovviamente di un centesimo. Se io vado a cambiare in questo momento la velocità dell'otturatore e la porto ad esempio a 25, quindi a un venticinquesimo, ti accorgerai che questo effetto, chiamato motion blur, non ti dà la possibilità di vedere nitidamente gli oggetti in movimento. Ti accorgerai anche che è aumentata la luce, proprio perché aumentando o diminuendo la velocità dell'otturatore si va a modificare quanta luce entra in macchina. Allo stesso momento, se vado a rallentare ulteriormente, vedi cosa succede. La luce aumenta di tantissimo e i movimenti sono quello che si chiama un effetto fantasma. Al contrario, se lo porto estremamente più chiuso, vedi quanta luce in meno entra e vedi che la velocità della mia mano ti dà ancora la possibilità di vedere nitidamente il movimento delle dita. Quindi cala di tantissimo l'effetto motion blur e, come nell'esempio di Salvate il soldato Ryan, con un movimento del genere è molto più nitido. Il risultato ovviamente è molto meno naturale, è più artefatto, come puoi vedere dalla velocità delle mie dita. Se in questo momento tu fermi questo filmato, troverai le mie dita sicuramente nitide. Spero di esserti stato d'aiuto nel mondo del frame rate, avendoti parlato di FPS. Ti chiedo di iscriverti a questo canale e ci vediamo al prossimo video.